Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Pietro VRN. Ci troviamo nuovamente su Farming Simulator 19 nella mappa Ravensburg, terzo episodio della serie. Cosa andremo a fare oggi? Ma sostanzialmente andremo ad occuparci nuovamente dei campi 9 e 10. Dobbiamo seminare questi campi, dobbiamo anche fertilizzarli e dobbiamo anche occuparci del campo in erba che avevo falciato la volta scorsa, se vi ricordate bene, l'episodio precedente, e dove ho ricavato dell'insilato. Però non mi piaceva molto questo campo, diciamo, pieno di cespugli, eccetera. Allora ho deciso di arare tutto e ricavare un vero e proprio terreno. Ho passato anche la calce e quindi, se fate bene, facendo una visuale dall'alto, potete vedere che ho guadagnato un bel campo che prossimamente andrò a seminare. Anche ad erba, ovviamente, e fare successivamente della fienagione, però questo campo potrei anche utilizzarlo per seminare altre colture perché è veramente molto grande, quindi ho guadagnato un campo in più praticamente. E adesso occupiamoci proprio di questo campo, va coltivato. Per l'occasione ho noleggiato innanzitutto un 180-90 per avere un trattore in più e potermi dedicare a più manutenzioni alla volta. Poi, come seminatrice, ho scelto di noleggiare questa Lemken Solitaire 12-800. A prima vista potrebbe sembrare la classica Lemken di base, in realtà è una Lenken un po' più piccolina, una Lenken più piccolina rispetto a quella da 12 metri, fornita diciamo di default. Quindi ho scelto questa seminatrice da 8 metri con una capacità da 5008 e per le mie esigenze va più che bene. E allora, io direi innanzitutto di prendere il 180-90 e cominciare ad occuparmi del campo che poi prossimamente seminerò ad erba. Va coltivato, perché ripeto, ho nuovamente ricreato l'aratura, ho praticamente calcificato e quindi va nuovamente ripristinato tutto praticamente. Quindi iniziamo a coltivare. Passiamo questo erpice Amazon Castros e cominciamo a coltivare, ovviamente come al solito inizio io e poi lascio che se ne occupi tranquillamente l'operaio, così da potermi occupare di altro. Ho cercato di farlo più regolare possibile, lasciando anche sufficiente spazio per un'eventuale trebbia. In ogni caso, la prima cosa che vorrei seminare è proprio erba nuovamente per diciamo fare fienagione, quindi dopo aver raccolto insilato in balle, fare fieno in balle, ecco. Componenti per la razione mista, per fare poi, diciamo, per occuparmi del bestiame che
Successivamente andrò ad attivare, ecco. Quindi io direi di lasciare l'operaio bello tranquillo a coltivare questo campo e io mi occupo del campo, mi comincio ad occupare del campo 9. Mi aggancio questa piantatrice che è già dotata di fertilizzante, quindi io non devo fertilizzare almeno su quel campo, mentre nell'altro campo dovrò necessariamente fertilizzare perché la seminatrice che ho noleggiato non è dotata di fertilizzante aggiuntivo, ecco. Sì, girasoli. Vorrei fare girasoli da una parte e colza dall'altra. Alla fine, ripeto, ho sciolto, diciamo, ogni dubbio su quali colture seminare e quindi ho deciso, siccome sono due campi più o meno identici come dimensioni, da questa parte girasoli e dall'altra colza. Siamo un po' la visuale. Una piantatrice piccolina che non richiede molti cavalli, quindi io non ho avuto dubbi a prendere il New Holland T6 per questa lavorazione. E nel frattempo mi sono ricordato proprio in questo momento che devo anche stoccare quelle balle di insilato che potete vedere in alto a destra. Le avevo temporaneamente parcheggiate in attesa che realizzassi il capannone, magari lo faccio adesso. Quindi lascio che se ne occupi tranquillamente l'operaio. Ecco qua. Ecco, ok. E allora andiamo un po' nella zona del bestiame, ecco. Ah no, prima devo necessariamente, giustamente, devo prendere il case, devo agganciare il rimorchio, il pianale, altrimenti non lo sposto. Dunque, la zona che io volevo, dove volevo occupare il capannone è proprio questa, dove c'è il pianale con le balle di insilato che ho raccolto dalla precedente raccolta, diciamo, di balle di insilato del precedente episodio, ecco. Quindi mi sposto e vado a realizzare questo capannone. Vediamo un po'. Di solito mi sono trovato sempre bene con i capannoni della
dell'MF Pack, e farò altrettanto anche su questa mappa. Dunque, vediamo un po'. Chiaramente un capannone chiuso. Facciamo questo, 20.000 euro. Non occupa poi molto spazio in slot, quindi mi va più che bene. E allora, però devo anche vedere se posso piazzarlo senza problemi. Ah, ecco, semplicemente mi devo leggermente allontanare dal capannone. Ecco, vediamo un po'. Mettiamoci giusto un pelino, non troppo accostati. Ok, e anche questo capannone è stato fatto. Serve solo attivare la costruzione, quindi a parte la solita animazione che avete avuto modo di vedere anche nella Brazilian Map. Capannone dotato anche di luminosità, quindi di queste belle lampade, molto bello, e quindi io direi di andare subito a stoccare le balle. Così faccio anche posto sia per il pianale che per l'imballatrice, insomma. Principalmente per stoccare le balle, ma anche per posizionare qualche attrezzatura rimasta, diciamo, fuori. Ok. Devo solo capire come. Ecco. Posizioniamo. Ok, e scarichiamo le balle. Io direi anche di staccare questo rimorchio Lizard. Perfetto. E vediamo cosa possiamo fargli fare. Allora, innanzitutto serve fertilizzare, infatti andiamo subito a fertilizzare il campo 10. Agganciamo questo spargi fertilizzante, nel frattempo io vorrei anche vedere non dovrebbe avere problemi, vediamo il 180 che prosegue perfettamente. Praticamente ha quasi finito. Ottimo questo noleggio di entrambi di questo mezzo. Va bene. E allora andiamo ad agganciare adesso lo spargi fertilizzante. Ci ha rifornito molto gentilmente dal modder, come vi dicevo nell'episodio precedente. Mi occupo personalmente. Allargo anche un po' la visuale. Devo cominciare a darmi una mossa, devo cominciare a seminare qualcosa.
cominciare anche a vendere perché poi devo dedicarmi alle fabbriche, serve anche liquidità, ovviamente. Dunque, vi avevo detto, in questo campo che sto fertilizzando in questo momento vorrei seminare colza, nel campo adiacente c'è già la piantatrice con fertilizzante a girasoli, quindi è facilmente immaginabile che le prime produzioni che vorrei impiantare saranno una ad olio di girasole e l'altra a biodiesel. È molto probabile che siano queste le prime produzioni che andrò a posizionare. Il terreno, diciamolo, dove andrò a posizionarle già lo conoscete bene, devo solo acquistarlo e cominciare, diciamo, a posizionare le prime due fabbriche. Ma di questo me ne occuperò dopo, però magari potrei già cominciare ad acquistare quel piazzale, magari potrebbe essere una buona idea. Quindi, innanzitutto, mi premeva fertilizzare questo campo. Quindi vado a parcheggiare nuovamente allo spargi fertilizzante e ad agganciare questa Lenken 12800. Devo solo scegliere la semina e poi lascio che se ne occupi tranquillamente l'aiutante. E allora, sganciamo tutto, andiamo a prendere la seminatrice. Chiaramente per velocizzare le cose ho già caricato un po' di semi nella seminatrice. Semi sufficienti per questo raccolto e forse anche per un altro. E allora, è praticamente identica alla Lenken da 12 metri, come potete vedere, solamente che, diciamo, la sorellina minore, va. Questa è da 8 metri, per il resto è identica. E allora, no, frumento no, però. Avevo detto colza, sì. Quindi,
Posizioniamoci. Iniziamo noi per un tratto e poi lasciamo il compito all'aiutante. Perfetto. Ok. E allora, volevo cominciare ad occuparmi delle produzioni. Innanzitutto, quindi devo dirigermi nel PDA della mappa e acquistare il piazzale. Questo qua. Alla fine ho sciolto tutte le riserve, costa ben 66.000 euro, non basta però per cominciare a piazzare la prima fabbrica, quindi dopo che avrò fatto qualche guadagno extra mi comprerò la fabbrica e costa più o meno 46.000 euro. Ma intanto compro questo piazzale, ecco. Perfetto, così mi organizzo anche per le fabbriche, ecco. Vediamo un po'. Ah, ecco, lui ha finito di coltivare, adesso io e di coltivare, diciamo, ecco, adesso vado a riportare il 180-90 in farm. 180-90 che ho preso a noleggio chiaramente, però non appena avrò, diciamo, liquidità lo prenderò di proprietà, ecco. Ho fatto, diciamo, una scelta ponderata, diciamo, di noleggiarlo proprio per non gravare sul bilancio e per poter cominciare ad avviare qualche cosa e avere, diciamo, soldi in cassa, ecco. Quindi, allora, 180 è stato messo apposta. Allora, io direi di cominciare a seminare, ecco. Non ho venduto la seminatrice originale perché sapevo che più o meno mi poteva servire, però mi sono accorto anche di una cosa, questa seminatrice ha il serbatoio, quindi devo necessariamente, non posso farlo, non posso seminare, quindi ho bisogno dell'altra seminatrice. Quindi vediamo se ha, no, no, no. Allora facciamo così, mi prendo possesso di questo, mi occupo della colza e poi mi vado a seminare il campo in erba. Potrei anche impiegare il New Holland visto che sta finendo sul campo 9. Perché ha il doppio aggancio e quella seminatrice non richiede tanti cavalli, quindi io lascio l'operaio nuovamente su questo campo. Vedo se ha finito con la piantatrice, sì, ultimo tratto, poi prendo possesso, lascio la piantatrice, però come girasoli quasi siamo quasi proprio alla fine, speriamo che mi completi la passata, vediamo 3, 2. Uno, mamma mia, proprio in tempo, altrimenti dovevo caricare. Ok, comunque completato questo campo a girasole, stato anche fertilizzato perché la seminatrice aveva lo spargifertilizzante incorporato, quindi vado a posare questa piantatrice e mi vado ad agganciare la seminatrice. Intanto l'operaio si occupa della colza. Ecco,
180 non ha l'aggancio frontale, quindi non posso agganciare il serbatoio di quella seminatrice, ecco. E allora, dunque, il peso però non serve, chiaramente. Quindi posiamo il peso. Togliamo il 180 qui e lo mettiamo parcheggiato, che per ora non serve. Torniamo nuovamente nel New Holland e agganciamo l'attrezzatura. Quindi devo agganciare lateralmente. Questa Kun per seminare è il suo serbatoio. Ok. E adesso noterete anche che questa seminatrice, perché è stata gentilmente rifornita fin dall'inizio, quindi abbiamo ben 1500 litri di semi bonus. Però non voglio seminare frumento, seminiamo erba. Però vorrei anche. Ci sarebbe anche l'Hagengrass. Ma sì, seminiamo Hagengrass. Questa è un'erba medica. Ovviamente poi dovrebbe essere trebbiata questa erba medica. Con le andane poi. Mi faccio poi le balle di fieno, diciamo. Potrebbe essere un'idea, con le andane di erba che si vengono a realizzare. E allora, io direi di cominciare a E allora, accendere la seminatrice, abbassare e. Ok. Piccolina, quindi ci vorrà un po' di più, però. Facciamo giusto qualche passata. Poi proseguirò con comodo. Quindi così con l'occasione provo anche questo tipo di. Questo tipo di, diciamo, di semina, questo tipo di erba medica presente su questa Ravensburg Production. Da quello che ho potuto capire una volta che cresce ed è pronta per la raccolta, va trebbiata, poi si formeranno delle andane di erba che poi all'occorrenza posso sfruttare per magari passare il voltafieno e fare delle andane di fieno, anziché fare della comune erba, eccetera. Poi devo anche controllare che probabilmente è un tipo di semina che ricresce. Qui mi sono un po' allontanato. Ma vabbè. E allora intanto vediamo l'aiutante con la case che ha finito. Passare alla colza.
Quindi vado a riportare la seminatrice. In farm. Parcheggiamo tutto. Poi penserò con comodo a fare ordine. E allora io direi di vedere un po' il piazzale. Ecco, il piazzale, quindi faccio al solito, mi trasferisco su di un punto. Questa, poi alla fine ho scoperto che questa è la segheria praticamente. Erroneamente dicevo ferrovia, volevo dire che passava una linea ferrata, ecco, non era la ferrovia chiaramente. E allora c'è questo piazzale in cemento, c'è questa erba incolta, vabbè, questa poi con un colpo di editor tiro via tutte cose. Potrei anche piazzare una fabbrica, perché no, però mi mancano i soldi. Facciamo allora un piccolo prestito, va? Così mi comincio a portare un po' il lavoro avanti. E allora, le fabbriche costano più o meno 46.000 euro, se non ricordo male. Sì, quindi facciamo un piccolo prestito, giusto un 50.000 euro, va. Non più di tanto, ecco. Andiamo nel recinto degli animali dove sono le varie fabbriche. E allora, la prima fabbrica che vorrei piazzare. Vediamo, ho piazzato olio, vorrei piazzare olio di girasole oppure la fabbrica ovviamente della colza, quindi il biodiesel. Facciamo biodiesel prima. Ecco qua, biodiesel che necessita proprio di colza. E allora mi devo trasferire fisicamente nella zona che ho acquistato. Quindi dovrebbe essere da questa parte. Esatto. Ecco qua. Vediamo un po' come posizionarla. Innanzitutto vediamo se non ci sono problemi di. Giusto un poco qua, ma vabbè. Posizioniamola da questa parte in modo tale che ho il trigger di scarico e lo spawn dei bancali con lo spazio giusto, quindi io direi di, come vedete, vi mostro anche un po' di editor. Dunque vediamo un po' come posizionarla meglio. Ecco, dovrebbe essere. Ok, no, qui è troppo vicino però al bordo. Facciamo giusto, spostiamoci un pochettino da questa parte. Giusto un pelo in avanti, in modo tale da avere spazio per muovermi. Nei pallet, giusto un po' un pelino di qua. Ok, e la prima fabbrica è stata piazzata, ragazzi. Fabbrica di biodiesel, quindi io devo semplicemente da questa parte travasare la colza quando la andrò a raccoglierla su questo trigger, mentre da questa parte lo spawn dei bancali che poi dovrò raccogliere e rivendere.
piazzale poi dovrà essere ovviamente editato al meglio, ma non è. Me ne occuperò con comodo dopo, quando avrò piazzato la seconda fabbrica, poi mi occuperò di fare anche dell'editing. Allora io direi di cominciare anche ad attivarla, così vedete anche. Quindi al solito le tre muovi, quindi creiamo il magazzino, conferma e ho attivato la prima fabbrica, la fabbrica del biodiesel. Vediamo un po'. Nel menu, ecco qua, la fabbrica, quindi richiede colza, ovviamente. Devo ancora, ovviamente, fare il raccolto, ma mi premeva, diciamo, attivare la prima fabbrica. E direi di fermarci qui, ragazzi. Spero che anche questo terzo episodio della serie sulla Ravensburg Production vi sia piaciuto. Come al solito lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, lasciate un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci risentiamo alla prossima puntata e vi lascio come sempre i miei saluti. Ciao ciao!